un po' di riscaldamento, teoricamente. Una 35 è una crema chantilly, questo qui è un pan di Spagna fatto in casa. Le metafore, vabbè. Tutto storto, capito? È da bucciare nel latte, dici, esatto. Perché sennò non va giù. Esatto, okay. Esatto. Secondo me dobbiamo vedere intanto se vale la pena spendere 1700 euro o ne vale la pena spendere 1000, che costa 976 euro e comunque è una 38, regolazioni alte e basse velocità sia in compressione che in ritorno, sistema di token che sono montati diversamente rispetto a Fox, RockShox, hanno una stina che scorre e va a regolare la camera d'aria. Panorama wow wow, c'è un po' di foschia, eh. Vedo un cat. Poi viene su anche bello di seconda. Seconda piena. E solo? Allora, prime impressioni sono... Allora, intanto bisogna regolarla bene, perché come seconda uscita probabilmente devo fare delle modifiche. E tanto domani e dopo riproviamo. Però posso dire che secondo me vale la pena spendere 1000 euro, posso dire quasi 2000 euro. Perché comunque è una forcella onesta, sincera e fa capire bene il terreno com'è. Abbiamo notato che in salita si muove poco, quindi è molto reattiva. Non ha il classico centimetro, centimetro e mezzo che ha Fox, che se lo mangia solamente di lavoro. Veramente bella sostenuta. Ovviamente il pezzo con le pietre, gradoni e scassato è il pane suo, sia perché è una 38, sia perché comunque ha un'escursione che va da 160 a 180. Caso la stiamo provando di qui a 160 e di qua a 170, e di qui abbiamo i token come dalla casa, e di qui invece abbiamo tolto i token, ne abbiamo lasciato uno solo, quindi l'asticella e il tampone è giù di un centimetro, e abbiamo lasciato un anello in gomma che ti danno come supporto in più. Bella rigida, pesa 200 grammi in più della Fox, solo 200 grammi, e direte è tanto, è poco, su una 38 secondo me è poco, il feeling comunque c'è, non è male. Devo ancora capire bene le regolazioni sia in ritorno che in compressione, perché ho provato a frenare molto in ritorno e frena poco. Siamo a metà praticamente e ancora è abbastanza veloce, rimbalza tanto. Dovrei andare forse a gonfiarla un pelo di meno e poi agire sulle compressioni. Però bella, bella, economica, economica tra virgolette, sono sempre 1000 euro. Però se uno vuol fare un upgrade e avere una 38, secondo me, già come andava bene la 36, va benissimo anche questa. È un po' più massiccia rispetto a Fox, anche come costruzione, che questo sembra molto più massiccio. Però secondo me vale la pena risparmiare 700-800 euro e buttarli su un ammortizzatore. Continueremo il test. Sensazioni per me positive, ancora da scoprire, però abbastanza positive, soprattutto perché veramente quasi 800 euro di differenza è tanta roba. Più solida, posso già dire che è più solida. Poi spiegarvi di più, non, come dire, quella di prima era una crema al mascarpone, questa è un po' uno spezzatino, ecco, c'è differenza. Buona, buona, mi piace tanto sullo scassato. Io prima c'avevo una Helm che è 35, giusto? Sì. Mi dà la sensazione che sia non così sincera come una 35, ovvero come oggi tutto scassato, poi vedrete nelle discese, perfetta. Appena ho iniziato la discesa ho detto, non so se si sente sulla telecamera, ah ok, adesso fa il suo lavoro qui, è giusta sta forcella, molto meglio. Il primo pezzo che abbiamo fatto, le raie, oppure le prime due uscite che ho fatto a Sherwood, che è guidato, stretto. Oh!
è scivolata davanti anche adesso. C'è da dire anche il fatto che rispetto a prima che avevo 160, adesso ho 170, quindi si è alzata un po' e un po' la guida cambierà. Più stabile sullo scassato e meno guidabile invece di una 35, questo per forza. L'avevo provata un po' chiusa anch'io, ma mi piace di più tutta aperta adesso. Però vorrò fare anch'io la prova a, diciamo, modificare i token e ve lo faremo vedere anche su video. Nel prossimo video. Nel prossimo, chiaramente. Sì, infatti l'avevo visto anch'io che comunque nel cambio di direzione tutte le 38 sono più macchinose, non c'è niente da fare. E comunque, ragazzi, realmente il punto di forza è le regolazioni e il prezzo. C'è un sacco di regolazioni, è vero. Ah, prossimo video vediamo come si smonta e vediamo tutto, eh.